Salve a tutte e tutti, cari amiche ed amici. Era da giovedì che non facevo un video, se non anche da mercoledì, non mi ricordo, e mi sono fatto tentare perché mi venivano chiedendo di fare un libro su cioè di commentare, magari vorrei scrivere, no, però mi venivano chiedendo di commentare, di leggere qualcosa del libro di Sani Gesualdi di Nino Frassica. E quindi oggi mi sono fatto tentare, questa mattina ho registrato 30 minuti circa, 31, e niente, la lettura si fa sempre larga davanti a una camera, e ho letto 30 pagine. Il libro ne avrà 400-500. A quel ritmo dovrebbero essere 300 pagine 5 ore. 400, insomma, 6-7 ore di video. Io ho voluto leggere qualcosa perché so che vi fa piacere, che mi seguite e che me l'avete richiesto da più di un anno di leggere qualcosa del libro. Però ecco, in futuro non penso di leggere ancora libri davanti al cellulare o alla filmatrice, perché è molto faticoso. E poi devi fare dei video pesanti, molto larghi. L'ho caricato in mezza giornata, è venuto che pesava 1 gigabit, e grazie a un editore che ho scaricato gratuitamente da internet gli ho dato un formato leggero leggero in bassa risoluzione, anche mantenendo il full HD, e quindi è venuto che pesava 280 megabit poi alla fine. Però l'ho caricato in 4-5 ore, è una faticata. Spero che abbia valso la pena. Io per il momento non riprenderò più la lettura di libri, però ecco, sono due le cose: o creerò delle piste audio e gli metterò un'immagine fissa, oppure userò la webcamera mia del 99, che è una Logitech bassissima risoluzione, però il computer l'accetta. Di questo modo farei una hangout che poi risulta come video di YouTube, e così carico dal vivo. Non ho il problema poi di editare il video, di caricarlo, viene di bassa risoluzione, ma posso stare ore registrando, e quindi magari ogni tanto leggerò qualcosa alla videocamera, alla webcamera, e non con la filmatrice, perché sennò mi viene un video così pesante che poi per caricarlo e editarlo è tutto un problema. Beh, oggi è sabato, domani è l'ultimo giorno della settimana, cercherò di fare qualche altro video. Ho sempre tanto materiale da condividere con tutte e tutti voi, però è anche difficile trovare un argomento da condividere, cioè magari ne ho tanti, però li ho in cantiere, poi realizzarli è un'altra cosa. Vi ringrazio di seguirmi. Quando avrò altri consigli per come editare e diffondere dei video, ve lo farò sapere. Volevo anche leggere Il ritorno dello Jedi, però si fa molto largo leggere un libro. Dovrei ideare la forma per magari, ecco, con la webcamera, di accorciare tutto il processo. Salute a tutti. Cercavo di avere un account in Zello, l'ho preso, ma poi mi mancano contatti. Ecco, se voi mi vorrete avere fra i contatti di Zello, così magari ci comunichiamo, fatemelo sapere e datemi
il vostro, fate richiesta, cercate in Zello Sant'Enchan e ci sentiamo. L'ho caricato nel tablet e nel computer. Vabbè, se mi volete parlare, trovatemi su Zello Sant'Enchan, su Hangout, poi cercherò di avere anche della Microsoft, non so come si chiama adesso. Vabbè, allora se volete comunicarvi con me, anche mi trovate in Spreaker per ascoltarmi. Arrivederci e grazie di tutto e di seguirmi. Ciao.